diranno guarda che ti spremono, come ha detto Taormina, la politica ti spreme come un limone qua là. E vabbè, pazienza, l'importante è che esca del succo buono. There's a new man in town. Niente più striscione appeso al cancello, le sue idee le porterà avanti di persona. Francesco Sicignano, il pensionato di Vaprio Dadda che ha ucciso con un colpo di pistola un ladro che si era introdotto in casa sua, correrà per un posto nel Consiglio Comunale di Milano, candidato con Forza Italia. Punti saldi della sua ricetta politica gli stessi che afferma da dopo quella notte e che sostiene lo avvicinino al partito di Berlusconi. Quante volte il nonnino Berlusconi ha detto la prima casa è un diritto sacrosanto? Ed è la verità, la proprietà privata è un diritto sacrosanto, non va violata. Chi la viola deve prendersi 5 anni, sommati al furto, alla rapina, alla minaccia, fanno 25 anni quello che io dicevo. I nostri politici su questo dovrebbero tirare una riga secca. La regola è questa, sì e basta. Difesa della proprietà privata e rastrellamenti da nord a sud per liberare le strade dai delinquenti. Deve andare i carabinieri a fare sopralluogo, con appoggiato l'esercito. Nei giorni scorsi, nella villetta dove Sicignano vive con la famiglia, sono spuntate le inferriate. Una vite blocca la finestra della cucina, quella che il ladro avrebbe forzato per entrare. Se non le rientrano in casa è diverso, ma lei quando si ritrova così vive una situazione ormai che è brutta. Lei ogni volta che apre la porta della camera letto di notte pensa sempre c'è qualcheduno o non c'è qualcheduno, anche se abbiamo messo le inferriate. Cioè questo è l'incubo, questo è un atto terroristico individuale. Perché lei a vita si porta dietro questa lacerazione. Tutte le sere entro a casa mia, nella mia prigione, perché oggi questa è una prigione, l'ergastolo ce l'hanno dato a noi, questa è la vera verità. In tutto questo Sicignano è ancora indagato, le pistole che teneva in casa sono state sequestrate per gli accertamenti, ma lui non rinuncia al diritto di difendersi, però smentisce le voci che lo vorrebbero adesso armato di roncola. No, c'ho il forcone che era comunque, guarda di là, lei si è chiesta se io non avevo l'arma cosa facevo, e avrei preso la schiuma alla barba e dicevo vuoi farti la barba, cioè, cosa sarebbe successo, non ci voglio neanche pensare, guarda.